Allora, cari miei, era il 20 aprile 2017, dice Luca, mamma mia, questo preambolo, che cosa ci porterà? Era il 20 aprile quando il mio carissimo, mi piace dire amico, anche se poi in realtà non c'è una conoscenza di persona, ma io spero che avvenga quanto prima, il mio caro amico Duca Von P, che saluto caldamente, mi taggava in questo preciso tag che stiamo vedendo in questo momento. Qua ovviamente ho le domande, le varie information, che si chiamava e si chiama tuttora, attenzione alla pronuncia perché adesso partono delle cose meravigliose, You are not good enough. Dice Luca, che significa? Non lo so, credo sia non sei abbastanza bravo. Penso che sia così. È un tag molto divertente, molto carino, che mi ha permesso di fare, creato da Giulia, ecco questo ci tengo a dirlo, che non so ancora chi sia, ma presto conoscerò anche lei. Io sono stato chiamato in ballo dal caro Duca ed è stato un tag molto divertente sia da vedere che immagino adesso da fare, ma soprattutto è stato un tag che mi ha permesso for the first time, è vero? Per la prima, siamo internazionali qui, per la prima volta nella mia esistenza di chiamare in ballo anche voi. Dice Luca, ma noi nessuno ci ha chiamati. E certo, perché se non siete sulla mia pagina Facebook, chiedo scusa, se non siete. Che cretino, se non siete sulla mia pagina Facebook è difficile che voi abbiate sentito la mia chiamata alle armi, perché io sulla mia pagina Facebook ho pubblicato un post dicendo ragazzi, devo fare un tag, sono stato chiamato e tirato un ballo per questo tag, mi servono i nomi di 30 personaggi. Per personaggi intendiamo personaggi inventati, personaggi reali, personaggi di film, libri, serie televisive, musicali, esistenti e non esistenti, purché si tratti di personaggi, perché questo You are not good enough tag prevede la presenza di 30 personaggi. Alcuni di voi hanno risposto al mio appello, devo dire parecchi, perché ho raccolto dalla pagina Facebook circa 18 nomi e il resto li ho aggiunti io per arrivare fino a 30. I nomi sono stati scritti su questi bigliettini e sono stati in seguito messi qui, 30 bigliettini, in questa meravigliosa tazza regalatami da mia sorella, che saluto. Cara Stefania, meravigliosa perché, come si può capire, si tratta di Alice. È una frase molto, una linea molto bella che si chiama Meditate. Bella, davvero bella, la tazza è molto bella. Ho detto, vabbè, ci porterà fortuna. Allora, di che cosa si tratta? Ve lo dico immediatamente. E sono sbarbato, non so se si è visto, osceno come non so che cosa, ma ogni tanto bisogna rinnovare anche la barba e come si dovrebbero rinnovare tante altre cose. Abbiamo davanti a noi ben 15 domande in questo lunedì 1º maggio, festa dei lavoratori. In particolar modo mi sento di rivolgere il mio augurio a chi il lavoro non ce l'ha. Ecco, e a momenti sono più questi di quelli. Va bene, o anche e soprattutto a coloro che il lavoro ce l'hanno, ma non gli piace, fanno un lavoro che non gli piace. Io credo che sia una delle condanne più orribili che ci siano sulla faccia della terra, e quindi a voi la mia massima solidarietà, siamo sulla stessa barca. Allora, partiamo da questa concezione, quest'idea, questa cosa. 15 domande davanti a noi. Ogni domanda prevede il fatto che io estragga dalla tazza due personaggi e tra i due personaggi, che appartengono, adesso vedrete, a mondi tra di loro completamente diversi, rispondere in base a questi due personaggi alla domanda che è stata fatta. Meglio iniziare perché è molto più semplice farlo che dirlo. La prima domanda mi chiede e ci chiede a tutti noi: hai solo un altro posto nella tua squadra di spelling? Lo spelling credo vada moltissimo in America, da noi un po' di meno, ma insomma ci siamo capiti. Chi scegli per completarla? E quindi si pescano tra questi due personaggi
e bisogna sceglierne uno dei due. Io ho trovato questo tag meraviglioso. Allora, ragazzi, questi sono i bigliettini, quelli usati li metto lì, quelli da usare li tengo qui. Insomma, ci fidiamo, non è che sto facendo le estrazioni del lotto. Allora, vediamo chi ci è capitato. Il primo personaggio che ci è capitato è Giancarlo Magalli, oppure il secondo che mi è capitato è Leonardo da Vinci. Allora, il personaggio di Magalli l'ho scritto io, il personaggio di Leonardo da Vinci mi è stato invece suggerito da Marinella. Io vi ho scritti tutti qui sotto, così vi saluto man mano. Quindi chi scegliamo insieme a me, perché manca un solo posto per farlo entrare nella nostra squadra di Spelling? Ragazzi, io tra Leonardo da Vinci e Giancarlo Magalli, sinceramente, ve lo dico francamente, io sceglierei Gianfranco Magalli. Sì, Gianfranco, ciao, Giancarlo Magalli, ma semplicemente perché Magalli è avvezzo ai giochi di società, no? Ai giochi televisivi e a tutto quello che riguarda la televisione, per cui in una gara di Spelling, se non altro, avrei con me la voce di Filottete a sostenermi, quindi scegliamo Giancarlo Magalli. Andiamo avanti, il gioco è questo. Ne peschiamo altri due. E ci dice: entrambi questi personaggi vogliono ucciderti. Quale dei due uccideresti prima per avere tu più possibilità di sopravvivere? Allora, cerchiamo di capire chi ci è capitato. E da una parte ci è capitato Stephen King. Dall'altra parte ci è capitato, o capitata, perché Cher. Allora, bisogna capire chi far fuori per primo per cercare di sopravvivere. Naturalmente farei fuori Stephen King, ma per un semplicissimo fatto, ragazzi, perché spero di riuscire poi ad avere il tempo per fare amicizia con Cher, che secondo me deve essere un... cioè, ti sistemi per la vita, inizi veramente a fare un'esistenza di quelle straordinarie. Quindi facciamo fuori Stephen King, che tra l'altro nel suo ambiente un po' ci si ritrova, insomma, in una domanda come questa non poteva che uscire lui. Andiamo avanti, il tempo fugge e anche io. Così, terza domanda. Estraiamo i due bigliettini e leggiamo. Sei a Uomini e Donne, ecco, è già questo abbastanza improbabile, ma ci siamo. Sei a Uomini e Donne, sono rimasti solo questi due personaggi. A quale dai la rosa? Cioè, così, a quale... non so cosa significhi in dentro Uomini e Donne dare la rosa, che ti dichiari che l'hai scelto per la vita, l'hai scelta per la vita, non lo so. Però vediamo a chi diamo la rosa, vediamo quali sono i personaggi che sono usciti. A Uomini e Donne, la prima è Katie Bates. Ragazzi, sì, siamo tutti uomini e donne. Il secondo che è uscito è Alberto Angela. Allora, non me ne voglia Alberto Angela, che tra l'altro credo che, cioè, sarebbe meraviglioso avere una liaison con Alberto Angela. Per tutti noi sarebbe meraviglioso, perché, cioè, ti incanteresti. Ma io non posso rifiutare Katie Bates, cioè non posso vedere lì Katie Bates e dire: no, Katie, mi dispiace, la rosa la do ad Alberto Angela, ma solo per il fatto che sia venuta dall'America, abbia partecipato a questo gioco, diamo la rosa a Katie Bates. Andiamo avanti. No, fermi tutti, facciamo l'estrazione, traballerà tutto, mi sa, i due bigliettini, e leggiamo: sei stato scelto per gli Hunger Games. E allora, cioè, proprio qui siamo nella fantascienza, cioè io con questo fisico, questa mia prontezza di riflessi, sono stato scelto per gli Hunger Games. Quale dei due personaggi è più probabile che si offra volontario al posto tuo? E adesso cerchiamo di scoprirlo. Il primo di questi personaggi è Anna dai capelli rossi, mentre invece il secondo di questi personaggi è Brooke Logan. Allora, chi è più probabile che si offra al posto mio? Ragazzi, certamente Brooke Logan, è inutile che ne stiamo a discutere, perché la cara Brooke, che per chi non la conosciamo tutti, cioè tutti hanno
Nel senso, tutti hanno avuto una storia con Brook Logan e Brook Logan, secondo me, afferrerebbe al volo l'occasione di partecipare agli Hunger Games per cercare di, come dire, farsi strada nel mondo della gioventù, per cui sicuramente Brook Logan. Andiamo avanti, altri due nomi, perché tanto, insomma, eccoli qui. Sei su un'isola deserta e non mangi da settimane. Cioè, ragazzi, ma io sarei un'acciuga, sarei meraviglioso. Quale personaggio sacrificheresti per mangiarlo tra questi due? E adesso lo scopriamo chi sono. Il primo personaggio... primo personaggio è Paola Marella. Suggeritomi da Michele, che saluto. Paola Marella, effettivamente. Oddio, Paola Marella. Vediamo chi è l'altro. Cioè, avete presente Paola Marella. L'altro personaggio, invece, suggeritomi da Patrizia, che saluto, è Rosalind Franklin. E siccome alcuni da voi suggeriti io non li conoscevo proprio, mi sono anche segnato un attimino chi fosse. Questa Rosalind Franklin era una fisica e una chimica, diciamo, di una certa consistenza intellettuale, mettiamola così. Quindi, quale dei due sacrifichi per mangiarlo? Paola Marella, ragazzi miei, quanto ci volete mangiare da Paola Marella e dal suo mondo, come dire, dal suo mondo immobiliare? E Paola Marella, un pochino magra. Rosalind Franklin, sinceramente, fisicamente non so come sia. Però è una fisica, è una chimica, siamo su un'isola deserta, per cui io mangio Paola Marella. Mi tengo Rosalind Franklin nella speranza che riesca a trovare una soluzione per fuggire dall'isola. Le affibbiamo questo compito e speriamo bene. Vediamo un po'. E ragazzi, il tempo vola, Tiriamo fuori altri due nomi e leggiamo la domanda. Sei il nuovo supereroe della Marvel. Sì, cioè, chi sarebbe il tuo aiutante? E adesso lo scopriamo. Bisogna scegliere tra Salvador Dalì, che mi ha suggerito Andrea, al quale mando un grande abbraccio, forte, fortissimo, e l'altro è invece Padron Tony dei Malavoglia, suggerito da Laura. Ragazzi, come aiutante... Insomma, sono un nuovo supereroe della Marvel, nel senso, io ho bisogno di gente fuori dagli schemi, non posso farmi aiutare. Certo, Padron Tony, ma sceglierei sicuramente Salvador Dalì. Ecco, scegliamo Salvador Dalì come nuovo aiutante di Lucamen e vediamo che cosa succede. Salvador Dalì. Andiamo avanti, altri due nomi. Sei un manager. Questa domanda, sei un manager, chi licenzieresti per la sua incapacità a comunicare? E allora, immergiamoci nei panni di un manager, cosa per me molto improbabile. Rosaria suggerisce Gianni Morandi e lo teniamo per il momento, vediamo chi è l'altro. Daniela suggerisce Capitan Harlock. E allora a questo punto, tra questi due nomi, oltre a salutare sia Daniela che Rosaria, tra questi due nomi io, beh, come chi licenzieresti per la sua incapacità a comunicare? Capitan Harlock, ragazzi, lo licenziamo, mi tengo il carissimo Gianni Morandi perché fa parte proprio della mia, non lo so, mi fa felice vedere Gianni Morandi. Gianni Morandi, ecco. Gianni, io non sicuramente sarai lì a sentirmi. Gianni, io provo qualcosa per te. Ecco, non, io lo trovo meraviglioso, forte, ecco, come dire, presente, meraviglioso. Teniamoci Gianni. Peccato per Capitan Harlock, ma ragazzi, va bene. Tiriamo su altri due nomi. Hai appena finito un libro dove il tuo personaggio preferito muore. Quale dei due personaggi ti conforterebbe? E andiamo a vedere di chi si tratta. Da una parte troviamo... è gioco facile. Da una parte troviamo Hannibal, suggerito da Florinda, che saluto. E nell'altro invece troviamo Pippi Calzelunghe. Allora, è molto probabile che mi consoli Pippi Calzelunghe, ragazzi. Hannibal coglierebbe al volo l'occasione per farsi una dispensa piena con tutto sto popò di roba da qui fino al 2050.
Quindi Pippi invece mi consolerebbe sicuramente di più, ecco, poi non so come, ma sicuramente di più. Altri due nomi, andiamo spediti. Scuola, quindi scuola. Chi farebbe parte del tuo gruppo di amici? Ora lo scopriremo subito. Da un lato, suggerito da Giulia, abbiamo Mami di Via col Vento. E ragazzi, sappiamo, cioè, voglio dire, io innamorato profondamente del personaggio. Dall'altra parte abbiamo Céline Dion, suggerita da Alessandro, che saluto. E allora, chi farebbe parte del mio gruppo di amici? E questa è tosta, ragazzi, ma credo Mami di Via col Vento, perché il mio gruppo di amici è, deve essere, dovrebbe essere multicolor, multisfaccettato, aperto a tutte le epoche, a tutte le situazioni, quindi Mami di Via col Vento e Céline Dion continueremo ad ascoltarla solo via radio. Ecco, facciamo così. Altri due personaggi, altra domanda, altro stop. Lunghetto, eh? E finalmente arrivato il giorno. Sei un anno più vecchio, manca un pochino ancora, però. Chi non si dimenticherebbe del tuo compleanno? Abbiamo due nomi, vediamo quali sono. Da un lato troviamo la signorina Silvani, suggerita da Alessandra, mentre invece nell'altro troviamo Huma, suggerito da Adele. Allora, Huma, insomma, so. È uno di quei personaggi che non conoscevo insieme alla fisica, però Adele mi ha detto che è un eroe fantasy questo Huma, per cui chi non si dimenticherebbe del mio compleanno? Io credo che non se ne dimenticherebbe la signorina Silvani, ma più che altro perché facendo Huma parte di un mondo fantasy è probabile che abbia i suoi impicci, abbia i suoi impegni, mentre invece la signorina Silvani la vedo un po' più da pronto. Tanti auguri, non so, forse, non so. Oh, mancano poche domande. Tiriamo su altri due nomi. Hai appena trovato un nuovo booktuber. Chi è? Booktuber sa lei, appunto. Chi è questo nuovo booktuber? Adesso vediamo le scelte. Da una parte c'è Samantha Jones, l'indimenticata da Sex and the City, meravigliosa. E dall'altra parte invece c'è, no mio Dio, no, c'è Brie Van de Kamp. Ecco, manco a farlo apposta, abbiamo Desperate Housewives da una parte, Sex and the City dall'altra, che sono due delle mie serie preferite. Ecco, così sapete anche i miei gusti. E quindi Brie o Samantha? Chi sarebbe il nuovo booktuber? Oddio, ecco qui è veramente impossibile, ragazzi, perché sarebbero due booktuber che si rivolgerebbero a due pubblici diversi. Da un lato abbiamo Brie Van de Kamp, che sarebbe meravigliosa come booktuber di roba di casa, cucina, libri, di ricette, situazioni diciamo un po' più sofisticate. Dall'altra c'è Samantha Jones, che sarebbe una booktuber perfetta per il mondo pornografico e non so come dire, libertino, insomma i romanzi così un po' più liberi. Quindi ragazzi, non mi fate scegliere, ecco. Meno male che le ho trovate tutte e due. No, qua non ce la faccio proprio. Cioè, metti che una delle due mi guarda. Ma ti pare che fai sto? Altri due nomi. Pigiama Party. Puoi invitare solo uno di questi due personaggi. Chi scegli? Vediamo per un Pigiama Party. Da un lato c'è Agatha Christie, suggerita da Laura, cosa che mi fa parecchio spaventare in quanto a Pigiama Party. Dall'altro, suggerito da Riccardo, e saluto tutti e due, c'è Remus Lupin. Allora, dice Luca, ma che ti guardi? Non lo so, avevo visto una cosa strana. Remus Lupin dall'altra parte. Ragazzi, per un Pigiama Party, Lupin è un attimino da tenere a bada. Agatha Christie, d'altro canto, voglio dire, ci mette il carico da 90. Forse sceglierei Agatha Christie perché i Pigiama Party spesso nei film si trasformano in delle situazioni oscenamente omicidi e compagnia bella, per cui Agatha Christie, non me ne voglia Riccardino, ma insomma Agatha Christie ce la teniamo per il Pigiama Party. Ultimi nomi, ecco, non proprio gli ultimi. Questa domanda è meravigliosa, la domanda è proprio così, quindi Giulia, guarda, sei stata meravigliosa. Bam,
Cioè così, sei incinta e ti è toccato, cioè nel senso sei incinta e così è andata. Chi è il padre e la madre? Vediamo, vediamo chi c'è da questa parte. Da un lato, suggeritomi da Tiziana, c'è Oscar Wilde e potrebbe essere un, come dire, un papabile. Dall'altra parte invece, suggerito da Laura, c'è Nerone. Allora ragazzi, mo voi mi dovete dire, tra questi due, parte mille minuti di a parte il fatto che mi dovete dire, mo voi se sareste in grado di scegliere tra Nerone e Oscar Wilde come padre dei vostri figli, cioè nel senso. Però siccome Oscar Wilde è sempre un po'... stata una figura un po' controversa, nel senso che non che Nerone sia stato un santo, ma insomma Oscar Wilde ogni tanto ha camuffato delle cose, cioè non si è sempre comportato molto bene, almeno ai miei occhi, per quanto ovviamente sia un personaggio di primaria importanza. Però Nerone ha incendiato Roma e ha dato la colpa ai cristiani, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Ma Nerone tutta la vita, cioè tutta la vita. Hai visto mai che riusciamo a buttare giù il Vaticano? Cioè, ma ragazzi, ma scherzate. Penultima domanda, quindi ultimi, penultimi due personaggi. Hai appena scritto un messaggio super importante. Ecco, chi è più probabile che lo veda, ma... non risponda. Tutti, mi verrebbe da dire, cioè tutti quelli che io ho in rubrica, ecco, che guardano i miei messaggi super importanti e non rispondono mai. Da un lato, vediamo chi c'è, da un lato c'è Marisa Laurito, meravigliosa, niente da dire e da aggiungere, dall'altro c'è Pier la Sultana. Allora, per coloro che non conoscono Pier la Sultana, che è una cartomante meravigliosa qui che gironzola nel Lazio e dintorni, con un, vi prego, cercate su YouTube un video, vedete come sono bravo adesso a dire YouTube, un video di Pier la Sultana. Cioè voi dovete vedere questa persona all'opera con le carte. Quindi chi tra i due non mi risponderebbe? Sicuramente Pier la Sultana non mi cagherebbe di pezza, come si suol dire educatamente, perché insomma sarebbe lì a fare le carte, ha i suoi giri, ha i suoi impegni. Marisa Laurito io spererei tanto tanto che invece mi rispondesse al messaggio, perché io la amo tantissimo e non posso pensare che decida così a sangue freddo di non rispondermi. Ecco, ultima domanda, ultimi due personaggi, questo è vuoto. Ti sei appena svegliato ed è ora di colazione. Tua mamma è stata rimpiazzata da... vediamo chi c'è. Mi fa ridere l'idea che mia madre possa essere rimpiazzata da qualcuno, ma... tra l'altro da Picasso, che è stato suggerito da Manuela, Manu ti saluto tanto, da Picasso, oppure da Jane Fonda, di cui abbiamo parlato ultimamente per la faccenda dell'autobiografia. Allora, tra i due non me ne voglia Picasso, ma se proprio dovete sostituire e rimpiazzare mia madre a colazione, fatemici trovare Jane Fonda, per carità, cioè nel senso, ecco, con un interprete ovviamente che mi aiuti nelle questioni oratorie. Ragazzi, il tag finisce qui. E adesso, allora... il tag finisce qui, questo You are not good enough tag, quindi io ringrazio di vero cuore intanto Duca Von P per avermi taggato e secondariamente anche Giulia per averlo creato. Mo pensa che se sto a sbagliare il nome, questa ragazza si chiama Ermenegilda e ne soffrirei molto. Quindi spero sia realmente Giulia, perché a me mi è piaciuto tanto farlo, cioè secondo me è proprio divertente, e per questo motivo e non per altro che io adesso taggerò tre persone, vero? Che spero tanto che facciano questo tag. Poi i nomi recuperateli come vi pare, ragazzi, scriveteli voi come ho fatto io per alcuni, fateveli suggerire, fateveli dire, cioè trovate il modo di fare questo tag. Punto primo, taggo la mia amatissima, bellissima,
che ringiovanisce ad ogni foto che posta su Instagram, che sembra che stia tornando indietro nel tempo, Gladys78. E cara mia, ti taggo perché insomma, secondo me tu puoi fare una cosa carina. Taggo anche la mia amatissima, lontanissima, loquacissima ombrettina, ombretta, che per una volta te lo appioppo io un tag, vediamo tu che nomi tiri fuori, e in ultima analisi io taggerei anche, vediamo chi tagliamo, non so chi possiamo taggare, oddio mio, come si fanno? Non lo so, tagliamo 55 Winston 55, ecco via, così capiamo un attimo loro che cosa hanno da dire, lontanissimi, bellissimi, sicilianissimi, 55 visto 55. Vediamo se non c'entra niente, non c'azzecca niente, ragazzi, con la cucina e con il vostro ambito di intervento, ma se vi andasse di uscire un attimo fuori, eccovi servito questo tag. Va bene, ragazzi, io concludo qui. Perdonate il fatto che il telefono si sia mosso per tutto il tempo, ma così rimarrà perché non saprei come altrimenti aggiustarlo. Io ringrazio tutti quanti voi, il telegiornale è finito, andate in pace. Oh, noi ci vediamo molto presto, ovviamente, ma intanto, buon maggio, ragazzi. Passiamo sto mese, cerchiamo di rendere sto mese, non dico no, ma almeno ecco, cerchiamo di addolcirlo un attimo, perché qua voglia problemi e vi aggiornerò anche su questo, c'è tanto da dire, però affrontiamo maggio con leggerezza, altrimenti veramente è fatta. E noi ci vediamo the next time, la prossima volta. Hai capito, Duca? Visto? Tutto, tutto per il mio Duca, cioè, che non si dica, Duca, che non si dica.